Bene amici ed amiche, eccoci, siamo a Roma, la capitale, l'Arcere è in trasferta. Vedete, questi sono i tram che girano, che attraversano la città in lungo e in largo. Oggi la stazione Termini è chiusa per una manifestazione, noi non siamo riusciti ad arrivarci, pazienza però. Vabbè, da Roma pensiamo anche a quelle che sono le dinamiche della nostra Reggio Calabria e della Calabria tutta, soprattutto le nuove dinamiche politiche che si stanno delineando. Intanto, vabbè, vedete, questa è la via Prenestina, insomma Roma è questa, c'è anche qui il problema della spazzatura, ci sono i cassonetti, non, insomma la Raggi ce la sta mettendo tutta, però anche Roma non è messa bene riguardo quella che è la pulizia, la differenziata la fanno in pochi, insomma c'è un problema serio anche qua. Però torniamo a quelle che sono le nostre problematiche, così come da titolo, i nuovi scenari politici che si stanno delineando a Reggio Calabria e in Calabria. Adesso domenica si voterà per l'Europarlamento, le elezioni europee, domenica 26 maggio 2019. Insomma, tanti sono i movimenti, tante le persone un po' che sono state nell'ombra stanno cercando di mettersi in evidenza e insomma, tante persone che gironzolano a destra e a manca, come è solito loro fare. Abbiamo visto qualche foto, qualche fotografia scattata a Cardeto, Cardeto è un comune dove si vota e non abbiamo potuto non notare la presenza di Pasquale Maria Tripodi e di Peppe Raffa insieme all'onorevole Cannizzaro. Insomma, sia Raffa che Tripodi sono due persone, due politici che comunque con delle caratteristiche diverse, adesso stanno cercando comunque di riavere un posto, però non è facile. Sappiamo da indiscrezioni e da fonti certe che Pasquale Tripodi ha cercato di bussare a Fratelli d'Italia, però gli è stato risposto picche, nel senso che Fratelli d'Italia non è il grande fratello, ecco qua l'arciere per le vie di Roma. È un bel vedere, beh, eccolo qua, ma sono sempre io. Cambiano le vie, però è sempre l'arciere. Lancio questa frecciata da qua da Roma, dalla capitale, siete in tanti a seguirmi in questo momento. Bene, allora vi stavo dicendo, parliamo un po' di quelli che sono, in questo caso chi è Pasquale Maria Tripodi, un po' la sintesi della sua storia politica, è stato con Loiero, poi è stato con Scopelliti, si è messo. Adesso ha avuto un momento di pausa, adesso sta cercando di riciclarsi. Insomma, noi non capiamo perché alcuni politici, con tutto il rispetto, perché poi lo conosciamo anche di persona, non riescono a mollare l'osso. Cioè, voglio dire, finisce un ciclo, finisce un servizio, perché la politica è servizio, bisognerebbe smetterla di essere sempre e comunque cercare di ritornare protagonisti. Lo stesso discorso vale anche per l'amico Peppe Raffa, con tutto l'affetto, cioè voglio dire, è stato presidente della provincia, ha fatto un percorso ben definito, ha raggiunto un vertice, non capiamo perché il battesimo, tra virgolette, di nuovo a Forza Italia, visto e considerato che non si era mai allontanato da Forza Italia. Insomma, si cerca di dare qualcosa che, a nostro avviso, ha poco senso, anche senso politico, se non quello di riproporre se stessi. E noi ricordiamolo, la politica non è riproporre se stessi, ma è un servizio che bisogna dare alla collettività. They work for you, dicono gli americani, gli inglesi, loro lavorano per te. E noi aggiungiamo, molto spesso se ne dimenticano e l'arciere è qui a ricordarglielo. Fiu. Ricordatevi che voi lavorate per noi e quindi nel momento in cui vi esponete, tipo Pasquale Maria Tripodi, tipo Peppe Raffa, vi esponete di nuovo a fare politica, cioè la cosa, non dico che no, non la facciamo passare inosservata. Insomma, basta con questo. Anche i Gentile hanno bussato alla porta di Fratelli d'Italia e gli è stato risposto picche. Insomma,
La Calabria si deve rinnovare non solo a Reggio Calabria, ma a Catanzaro, a Cosenza. Basta con i soliti Gentile della situazione che cercano sempre un po' con l'NCD, un po' di qua, un po' di là, con Fratelli d'Italia, cioè basta. Avete fatto un percorso, avete dato, adesso basta, lasciate spazio a chi magari la politica inizia a farla e magari la farà meglio o peggio di voi. Questo poi saranno i fatti. I fatti e le cose che ci diranno se effettivamente hanno fatto bene o male. Insomma, noi vogliamo che ci sia davvero un cambiamento vero e che queste persone si facciano da parte. Non ha più senso. Cioè, è inutile prendersi in giro. Noi siamo schietti nel dirlo. Ci dispiace anche perché sono comunque persone amiche che conosciamo, alcuni tipo Pasquale Maria Tripodio, Peppe Raffe, cioè, però basta. Cioè. Finiamola con la farsa della Spilletta di Forza Italia, finiamola con queste storie. La Calabria ha bisogno di rinascere. Voi avete fatto un percorso, non siete stati in grado di farla rinascere. Avete fatto poco e niente rispetto a quello che avete preso. E allora, politicamente parlando, allora basta, lasciamo spazio ad altri, lasciamo che altri facciano politica. E noi in questi giorni ci fermeremo a Roma, non era previsto, quindi il fatto che siamo andati dalla Meloni a Napoli a seguire la chiusura della campagna elettorale poi ci ha portato a Roma. E Roma, visto che adesso siamo qua, cercheremo di fare qualcosa di inedito. Ci fermeremo probabilmente fino a lunedì, da domenica notte, seguendo tutta la giornata di lunedì. Gireremo per le segreterie dei partiti, soprattutto seguiremo Fratelli d'Italia, Lega, PD e 5 Stelle. Quindi gireremo queste segreterie e cercheremo di carpire dai protagonisti, o almeno da quelli che troveremo, di carpire quelli che sono gli scenari che si andranno a creare immediatamente dopo l'esito del voto. Un esito per certi versi incerto, per altri versi certo. Sicuramente per noi la notizia che andremo a seguire, cercheremo di stare sul pezzo, poi ci possiamo anche sbagliare, è che Fratelli d'Italia si avvicina a Forza Italia, quindi probabilmente seguiremo con più attenzione la segreteria di Fratelli d'Italia perché comunque stando a quello che non parliamo di sondaggi, è quello che è il nostro sentire, la nostra sensibilità politica in questo senso è la novità del momento, quindi si potrebbe avvicinare se non addirittura superare Forza Italia. Poi magari saremo smentiti lunedì, ma la politica è l'arte dell'impossibile, l'arte del dire, insomma, la diciamo anche noi. Poi succeda quel che succeda, in politica sappiamo che al di là delle analisi, delle opinioni, degli approfondimenti, quello che contano poi sono i numeri che vengono estratti dall'urna con il voto, con le preferenze, eccetera. Pertanto, altri scenari che stiamo seguendo, nonostante siamo qui a Roma, si parla che ci si, di fare delle primarie sia per la candidatura a sindaco della città per Falcomatà e sia per la candidatura a governatore della Calabria per Oliverio. Si parla di fare le primarie, quindi non è più scontato la ricandidatura sia del governatore uscente Oliverio sia del sindaco uscente Falcomatà. Insomma, questa storia delle primarie del PD che ci risulta non hanno mai fatto bene, probabilmente non faranno bene neanche questa volta. Bisogna scegliere, stare lì se un partito non è organizzato e non sa chi scegliere, insomma, ci sembra un po' un eccesso di democrazia, alla fine poi può diventare debolezza. La democrazia è importante, però è importante anche essere decisi e fare le cose, perché in politica poi conta essere la decisione e fare le cose. Insomma, queste primarie serviranno al PD, magari si conteranno, magari usciranno volti nuovi, però beh, vabbè. Quindi diciamo, in sintesi questo è,
Adesso purtroppo non siamo riusciti ad arrivare alla stazione Termini dove c'è una manifestazione, quindi è tutto bloccato, per cui siamo un po' distanti e ci fermiamo qua. Insomma, quello che vi ho detto adesso in questo video editoriale lo sintetizzerò, soprattutto per quanto riguarda la politica regina. In un editoriale scritto, per cui chi non mi ha seguito qua nel video leggerà questa mia breve riflessione, questa piccola analisi senza nulla pretendere o senza pretese di essere chissà chi o che cosa. Insomma, l'arciere vuole dire la sua, la gente vuole ascoltare, vuole sentire non solo la voce di chi assume un ruolo politico che dovrebbe essere di servizio invece diventa di potere. Noi siamo contro questo tipo di esposizione, tra virgolette. Chi ha la fortuna o è miracolato ad occupare ruoli importanti, noi lo diciamo anche sempre a chi ci conosce, lo sa, è un miracolato della vita e dovrebbe dare il meglio di se stesso per dare il meglio alla collettività. Però poi questo non avviene quasi mai, si bada solo agli interessi personali e noi questo non lo tolleriamo più e continueremo a raccontarvelo, a dirvelo, a ripetervelo. Non lasciamo che un ruolo elettivo diventi un ruolo di potere, ma deve essere semplicemente un ruolo di servizio. Basta, ci siamo stufati, soprattutto in Calabria. La Calabria è stata affossata negli ultimi 30 anni da chi? Sicuramente non dai cittadini, ma molto probabilmente da chi ci governa. E allora facciamo qualcosa e facciamo qualcosa, beccatevi intanto questa frecciata dell'arciere Luigi Palamara dalla capitale. E intanto salutiamo Carlo Rositani, ciao Carlo, salutaci Maria Antonietta, grazie del buon lavoro, noi Maria Antonietta ce l'abbiamo sempre nel cuore, grazie ancora per la bellissima intervista che ci hai concesso, spero di vederti presto e di veder presto Maria Antonietta, in questo momento è a Bari a lottare per la sua salute e quindi un grande bacione a Maria Antonietta, un forte abbraccio di cuore dall'arciere. A presto.